Roll. Allora, ovviamente ho seguito in parte la ricetta e un pochino invece ci ho messo del mio perché ho preferito aggiungerci dentro, oltre alla cannella, anche direttamente le arance per una cosa proprio davvero golosissima. Perfetto per la colazione, per la merenda, perfetto anche per un picnic fuori visto che finalmente è arrivata la primavera. E niente ragazzi, vi lascio direttamente la mia super ricettuta. Un bacione a tutti voi e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao! Finalmente ragazzi, per questa meravigliosa ricettuzza. Allora, io ho utilizzato l'impasto pronto che trovate nei supermercati, non quelli imbustati, proprio quelli che fanno loro freschi di giornata. In alternativa, se non lo trovate, utilizzate la palletta spadoni, che ve la consiglio sempre, oppure ancora me lo fate sapere che all'interno dell'info box vi aggiungo una bella ricettina anche per l'impasto. Ok, l'avete visto, ho fatto la mia palletta, l'ho spiattellato e poi sono andata a cospargerlo con tanta cannella e la frutta. Io ho scelto l'arance e volendo potete scegliere anche l'ananas, il pompelmo, tutto quello che volete, ma l'importante insomma è che la frutta sia piuttosto acquosa, quindi vi sconsiglio la mela o la pera ad esempio. Ok, ho fatto il mio rotolino, non vi preoccupate se viene un pochino stortignacolo perché in cottura si aggiusta tutto. Allora l'ho tagliato come il sushi, quindi a metà, poi di nuovo ho tagliato a metà fino a realizzare queste rondelle. Lo metto all'interno della teglia, imburrato ovviamente sapete con la margarina e poi infarinato appunto con la farina, vado a mettere tutto in forno più o meno 20-25 minuti e poi lo vado a mettere in un bel piatto e lo vado a decorare con il mio meraviglioso succo d'agave e tanta uvetta. Insomma niente ragazzi, io spero tanto insomma che troverete utile questa ricettuzza, è buonissima come vi dicevo anche all'inizio per una colazione, per la merenda oppure da portare anche in ufficio o a scuola, perché no? E niente, io vi mando un bacione grande, un bacione anche a Elena, un saluto a tutti voi e noi come al solito ci vediamo alla prossima, ciao!